Così come annunciato lo scorso fine settimana, il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, ha presentato ieri a Palazzo d'Orléans gli assessori Marino e Vanchieri. All'ex procuratore della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta è stata affidata la delega all'energia. Alla giovane funzionaria nissena di Confindustria, invece, il delicato compito di guidare l'assessorato alle attività produttive. Impegno che si annuncia difficile per il neo assessore Vanchieri, che in coda alla conferenza di presentazione ha dichiarato che lo sviluppo economico dell'isola, oltre che dalla mafia, è stato bloccato anche dalla burocrazia. La burocrazia finora è stata uno dei motivi, diciamo, dei problemi principali che ha causato il blocco di tante azioni di sviluppo che avrebbero potuto già avere dei risultati concreti nel nostro territorio. Quindi stiamo parlando di un blocco delle realtà produttive, che in modo particolare parlo del blocco causato alle piccole e medie imprese, che soffrono in modo particolare di questo problema, non avendo a volte anche la forza dimensionale, la forza aziendale per sopportare i tempi di attesa e sopportare quelli che sono anche i momenti in cui loro hanno la stretta delle banche. Devono subire anche le pastoie della burocrazia che allontana troppo la possibilità di poter reinvestire nel breve termine e quindi loro perdono mercati, perdono la possibilità di innovare, perdono quindi la famosa competitività. Quindi in fin dei conti un problema di legalità. Legalità, la legalità è un problema, io dico che la legalità, che chiamo anche normalità, è una realtà a 360 gradi. Nella legalità c'è lo snellimento burocratico, nella legalità c'è la capacità di attrarre investimenti dall'esterno e reinvestire con investimenti interni, nella legalità c'è il rispetto delle regole, nella legalità c'è il rispetto dell'organizzazione anche degli uffici amministrativi che devono comunque avvicinarsi sempre più ai cittadini e alle imprese secondo degli iter che rispettino la massima trasparenza. Quindi salgono a quattro i membri del costituendo governo regionale. Oltre ai due neonominati, accanto al presidente Crocetta ci sono Lucia Borsellino e Franco Battiato. Abbastanza travagliata la scelta attuata dal neo assessore Marino, che tra proseguire il lavoro in magistratura ed intraprendere la strada dell'impegno politico, ha optato per la seconda ipotesi. C'è la possibilità finalmente di poter operare in maniera concreta. Molto spesso si sono fatti soltanto dei proclami, ma erano soltanto proclami di forma. Conosco Crocetta da un certo arco di tempo e so che è un uomo concreto che oggi forse c'è, dando ciascuno il proprio apporto, la possibilità di incidere sul territorio. Ho impiegato molto tempo perché nel momento in cui superi una certa linea. Magari l'hai preso in considerazione tante volte, ma quando è il momento di superare una certa linea, quella che finora mi ha visto essere magistrato, non è sempre facile. La presentazione dei due neo assessori regionali è stata occasione per il governatore Crocetta anche per annunciare una turnazione dei dirigenti, specie nei dipartimenti dove carenti sono state le programmazioni relative ai fondi europei. La necessità immediata di utilizzare i 6 miliardi di euro della programmazione europea. E sicuramente tale non possono gestire questi fondi coloro che non hanno fatto nulla finora o che non hanno lavorato sufficientemente.